Le parole. Le parole. Le parole. Le parole. Le parole, 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 le parole. E benvenuti a questa nuova puntata di Parole Spalancate, la trasmissione dell'omonimo Festival Internazionale di Poesia di Genova. Qui siamo a Palazzo Bianco, uno dei gioielli di Genova, insieme a Palazzo Turzi e a Palazzo Rosso, forma e sistema dei musei di Strada Nuova. Palazzo Bianco è stato eretto dal 1530 al 1540 e fa parte con gli altri palazzi del sistema dei Rolli, che sono stati inseriti nel patrimonio dell'umanità dell'UNESCO. Qui siamo davanti a uno dei capolavori della collezione di Palazzo Bianco, un San Sebastiano in mezzo ai santi San Giovanni Battista, San Francesco, e sopra c'è una Madonna col bambino, dipinto tra il 1502 e il 1503. E ho voluto scegliere questo dipinto per introdurre il protagonista di questa puntata, Mauro Macario. Da un San Sebastiano trafitto dalle frecce in un equilibrio instabile, a un poeta come Mauro Macario, che ha fatto del disincanto, della instabilità emozionale la sua cifra stilistica. E a lui, come a tutti gli altri ospiti, ho scelto di chiedere se e come la pandemia l'ha toccato. Vediamo che cosa ci ha risposto. Beh, la pandemia non mi ha cambiato, perché sennò non sarei qui. La pandemia ti cambia nel modo peggiore e per fortuna mia non sono ancora un ectoplasma, ho uno spessore ancora vitale, materico di me stesso. E diciamo che ha acuito di più la mia coscienza del morire, che già ne ero ben affetto fin da ragazzo attraverso una tanatofobia in me sempre stata molto presente. Parliamo invece di lockdown. Il lockdown mi ha talmente di più compresso in me stesso, questa chiusura ambientale mi ha compresso talmente a tal punto che ho scritto una raccolta di poesie oggi che è pubblicata, che si chiama Alphaville. E addirittura adesso che è un parziale lockdown sto scrivendo un'altra raccolta. Evidentemente c'è stata una spremitura a freddo in questo tipo di chiusura. E qua siamo in un'altra stanza di Palazzo Bianco, siamo davanti all'Eceomo di Michelangelo Merisi, detto il Caravaggio, che lo dipinse nel 1605. Qui siamo in pieno stile di Caravaggio, l'illuminazione, la tensione drammatica del dipinto che sembra quasi una scena teatrale. Vedete anche il gesto di Ponzio Pilato che invita quasi lo spettatore a entrare nel quadro. E noi entriamo nei poeti di riferimento, nelle influenze di Mauro Macario. E gli ho anche chiesto di indicarci qualche poeta contemporaneo che lui reputa particolarmente interessante. Vediamo cosa ci ha risposto. Più che altro, più che da consigliare di leggere, direi come i miei riferimenti, come i miei referenti. Beh, io senz'altro posso dire Baudelaire, Rimbaud, Ginsberg, Ferré, Pavese, che è il mio grande amore, e Bukowski. Tra gli emergenti o i nostri poeti contemporanei, io voglio sottolineare Enrico Maria, per la sua spietata e lucida percorso poetico, soprattutto nel libro Il figlio dei cani, libro doloroso nella sua lucidità ed è estremamente duro, e per questo anche che si diversifica molto da altre produzioni poetiche. Poi direi Ezio Falcomer, che è un poeta che ha già pubblicato, ma ancora un po' in ombra, che pubblicherà più avanti,
con appunto capo editrice. Falcomer per me è uno scoop poetico perché nel panorama italiano non c'è nessuno come lui. È un iconoclasta furibondo con una capacità inventiva pirotecnica veramente inusuale. Può dare veramente fastidio, un fastidio piacevole. E poi direi Anna Leone, che è un esordiente, con questo suo libro Polena, perché è una poetessa che arriva alla profondità verticale dell'animo umano attraverso una trasparenza leggera di scrittura. E questo è difficilissimo, perché unire la semplicità all'interiorità più toccante è molto raro, e lei ha anche uno stile molto riconoscibile. E poi concluderei con Pozzani, che sa da sempre essere il mio poeta preferito, perché è un iconoclasta moderato, cioè un iconoclasta con lirismo, non con dura asciuttezza, ma con una pulsione interiore molto tumultuosa. È veramente difficile qui a Palazzo Bianco scegliere un'opera d'arte piuttosto di un'altra. Io ho scelto di offrirvi la sala dei pittori fiamminghi, vediamo dei quadri di Van Dyck, un quadro di Rubens. Come sapete, i pittori fiamminghi hanno una lunga tradizione, una lunga storia con Genova. E ho scelto questo quadro in particolare di Rubens, Venere e Marte, la bellezza e la lotta, perché anche nella poesia di Mauro Maccario c'è questa sorta di contrasto. E, nella sua opera Omnia, edita da Punto a Capo Editore, col titolo Trame del Disincanto, già dal titolo si capisce un po' la cifra stilistica di questo autore. E c'è una poesia che si intitola Pioggia su Big Sur, un ritratto generazionale che finisce proprio con È andata così. E allora volevo chiedere a Mauro Maccario se questo suo disincanto venga da rimpianti o da delusione di utopie sognate mai realizzate, oppure da una stanchezza esistenziale. Vediamo che cosa ci ha risposto. Beh, come tutti i poeti, in ambito intimista, il mio rapporto con il passato è intenso, fortissimo, devastante e che ritorna quotidianamente nella mia vita del presente. Quindi la mia vita presente è tutta rivolta alla compattezza esistenziale di cui io sono fatto, perché non possiamo sezionarci in stagioni della vita. Siamo un tutt'uno, uniforme, e non possiamo rinnegare niente. Anzi, dobbiamo alimentarci del nostro vissuto, che già ci alimenta anche quando non lo vogliamo. Poi mi chiedi se io sono un deluso sociostorico. Deluso è poco, sono sconcertato, devastato, disperato e furioso. Perché? Ma perché la mia adolescenza l'ho vissuta in un momento epocale, negli anni 60, dove qualsiasi input esterno era all'insegna della rivolta, della poesia, delle utopie. Ho attraversato il movimento Beatnik, che ancora oggi amo moltissimo, nei suoi autori ad esempio. Ci sono stati gli hippie, i grandi cantautori storici nascenti, l'arrivo del 68, quindi dai 15 anni ai 20 anni, in 5 anni, sono stato una spugna assorbente. E quindi come posso non essere deluso e sconcertato? Con l'inizio degli anni 80 è iniziato il degrado, la discesa agli inferi, perché il culto dell'oggetto e del profitto ha prevaricato su tutto, su qualsiasi valore morale e creativo delle persone. Ora tu mi chiedi di leggere una poesia. Bene, ti leggerò questa poesia che si chiama C'è qualcuno là fuori.
Vorrei cadere dall'alto di un verso maestoso e farmi male davanti a tutti, con la testa spaccata e le vertebre incrinate, il sangue che fluisce, la paura di morire e gli eroismi in poesia che non servono più a niente, affinché i poeti sappiano che siamo di carne e ossa, che abbiamo mal di pancia e cataratte, orecchie da siringare e culi brucianti. L'essere sublime in odore di santità è un poveretto che reclama un cielo abitato, un oceano capovolto senza panni né pesci. L'essere sublime non confessa le sue miserie, al calar della notte spura le sue abiezioni, poi scrive con gli occhi rivolti alla trascendenza, giurando fedeltà alla santa croce di un prelato. I poeti non leggono i libri dei poeti, sbuffano, ridacchiano, li buttano o li seppelliscono vivi nella loro sindone di celofan, ligi alla cerimonia funebre del silenzio. Pop star in un'arena solitaria si guardano l'ombelico perché alla poesia basta un lettore in tutto il mondo, dicono. Eppure li sognano ad occhi aperti quei clamori, strapparsi le mutande e gettarle alle ragazze. Non le avranno né da vivi né da morti. Tedofori della purezza balsamica depongono sull'altare del verso virginale un poema di redenzione e vanno in vacanza in un convento meditativo, così castigato da non esserci neanche la luce interiore. Se solo riciclassero dalle discariche dell'impudicizia le deliziose nefandezze che rigettano come materia impoetica, scriverebbero opere immortali, perché secondo un antico detto taoista, nel meno è il più. Ciao a tutti, grazie. E per ringraziare Mauro Maccario e per rispondere in qualche maniera alla sua poesia, vorrei farlo da qui, vicino a questa Maddalena penitente di Antonio Canova, che la realizzò tra il 1794 e il 1796. Ogni volta che la vedo rimango senza parole per la cura dei dettagli, guardate ad esempio i capelli, le pieghe del vestito, l'espressione. E da qui voglio anche lanciare un invito a venire a Genova, a Palazzo Bianco e a tutti gli altri musei della città. E vorrei anche lanciare il nostro archivio video del Festival Internazionale di Poesia con un grande amico di Parole Spalancate che venne in diverse occasioni, diverse edizioni del Festival. Sto parlando di un artista tutto tondo, lui è poeta, narratore, regista, attore, teorico della psicomagia. Lui è Alejandro Jodorowsky. Qui lo vediamo insieme a Antonio Bertoli, un altro grande poeta, un altro grande amico del festival che purtroppo ci ha lasciato qualche anno fa. E con questo io vi auguro una buona visione e vi do un appuntamento alla prossima puntata di Parole Spalancate. Sempre assente quando presente, ausente quando presente, presente quando assente, presente quando assente, sei sempre tu. E un'altra. Oh, allora non devo che interpretarla, è tan clara. Dice, è talmente chiara che non ho bisogno nemmeno di spiegarla. Perché in realtà quando una persona sta presente, tu allora sa ausenza. Dice, perché in realtà quando una persona è presente, allora sa ausenza. Quindi la sua assenza. E quando sta ausente, cioè quando ignora come vorresti, cioè, sua. Allora sua presenza, tutta la cosa è tan presente. E sta l'ausente. Quindi la persona è presente e assente. Però hai differenze. Io viaggio molto perché durante 5 anni sostuve i letreri al mio Marzón. Dice, per 5 anni ha fatto tutto quanto, cioè lui faceva apparire le lettere, le spiegazioni della parte mimica di Marcel Marzón. Non si poteva fare mai con lei che sostenere il letrero. Cioè, non poteva fare nient'altro che sostenere queste diciture che spiegavano. E viaggiò per molte città del mondo. Viaggiato per molte città del mondo. E in cada città, in ogni città, io incontravo una forma differente di solidarietà. E in ogni città incontravo una forma diversa di solitudine. La solidarietà in Tokyo
solitudine di Tokyo. Non è come la soledad di San Francisco. Non è come quella di San Francisco. Ma la soledad di chi? O qual è la solitudine di me? E la soledad di Florencia non è come la soledad di chi? E la solitudine di Firenze non è come la solitudine di Genova. E cada persona che conosce, aunque sia tua famiglia, tu sei con tua mamma, tus abuelos, tus amantes, tus amigos, cada persona te dà un matiz differente di soledad. Ogni persona che tu conosci, che siano i tuoi nonni, i tuoi genitori, i tuoi zia, tuo fratello, sorella, di andare, ogni persona ti darà una forma differente di solitudine. Te lo compro, io ho tenuto un gatto, Pollux. Un gatto? Quando nació, il cordone umbilical le cortò los deditos del pie. Come? Il cordone umbilical della mamma le cortò los dedos del pie. Quando è nato il cordone umbilicale, quello legato alla madre, gli ha tagliato il dito del piede. E il veterinario mi dijo, va a ser cojo, lo matamos? Dice, sarà zoppo, lo uccidiamo, il veterinario. E io dije, no, lo guardo cojo. No, no, dice, me lo tengo zoppo. Però se puede quedar ciego. Però dice, potrebbe diventare cieco. Le pondré anteojo negro. E gli metterò degli occhiali di nero. Lo guardo. Lo tengo. Durante tutta la sua vita, perché vivió muchos años. Dice, durante tutta la sua vita, questo gatto, che è vissuto molto lungo, cojeava. Lo che gli cambiò il carattere. Ciò che gli ha cambiato il carattere. Lo faceva molto dolce, molto temeroso. Lo faceva molto tenero, molto dolce. Si puso solo. Diventato solo. Si puso ciego. E cieco. E se meava di vez in quando e lo rincorre. E pisciava sugli angoli, negli angoli. Io in realtà non lo sopportava más. Dice, non lo sopportava. Però por Dios. Però ahí stava. Una noche apro la puerta del dormitorio. E una notte apro la puerta della camera. Ahí estaba acostadito. ¿Estaba? Acostado. ¿Era lì esteso? Como dormido. Come addormentato. Murió silenciosamente. Ed è morto silenziosamente. Hola. Es bueno. Lo vamos a llevar al veterinario para que lo incinere. E lo portiamo al veterinario para que lo incinerisca. Y cayó en nuestro apartamento después, hasta hoy, ya son como 4 meses. La soledad de Pollux. È caduto nel nostro appartamento dove vive, dice, sono 4 mesi circa, la solitudine dei corpi. La sento il gatto, la soledad del gatto. La solitudine del gatto. E una vez quando se murió un hijo mio, una volta quando è morto suo figlio, il mondo se le vació. Il mondo si svuotò. La tierra stava vacía, los árboles estaban vacíos. La terra era vuota, gli alberi. Gli alberi erano vuoti. Tutto stava, se ne vació il mondo. Tutto era vuoto, si è svuotato il mondo. Entonces me di cuenta che il ser che tu amas, il ser che amas, puebla il tuo mondo e lo llena. Dice, si è reso conto in quel momento che gli esseri che tu ami riempiono tutta la tua vita, riempiono il mondo. E un ser cercano a te è un regalo divino. E un essere vicino a te è un regalo divino. Entonces, antes de irme, le voy a recomendar que haga un pequeño ejercicio. E prima di andarmene, mi raccomando di fare tutto un piccolo esercizio. Quando vedi che alguien está triste, che si sente abbandonato, tenga l'età che tenga, eh. Se quando vedete qualcuno che è triste, che si sente abbandonato, qualunque età egli abbia, o lei, abbia, tomalo, prendetelo, pone la oreja sobre tu corazón. Mettetevi l'orecchio nel vostro cuore. E tenlo ahí, appoggiato contro il tuo corazón. Tenetelo appoggiato al cuore. E deja che tu corazón haga il trabajo. E lasciate che il vostro cuore faccia il lavoro. E il corazón tuyo, sin che tu intervengas. E il tuo cuore, senza che tu intervenga, le darà la compagnia. Ti farà compagnia. Le parole. Le parole. Le parole. Le parole. Le parole, 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 le parole.